Quanti di voi hanno preso nella propria vita per spostarsi da un luogo all'altro un taxi? E quanti hanno preso un bus per fare lo stesso? Noi ne abbiamo incontrati oggi due speciali, condotti però da una persona che ha deciso di convertire l'enorme dolore di una perdita in speranza e sorrisi per i bambini, o meglio, per i suoi supereroi, come li chiama lei. Lei è zia Caterina, una ricarica 100% continua di buon umore, benessere e fiducia del futuro, che ha parcheggiato nella nostra città i suoi mezzi e si è raccontata ai nostri microfoni. Sono strumenti che la vita ti insegna a utilizzare per andare oltre. Il mio amore è morto di cancro 17 anni fa, faceva il tassista. L'ultimo viaggio che abbiamo fatto l'abbiamo fatto a bordo di un camper. Per noi invece questo è un taxi home. Che cosa sono taxi e taxi home nella vita della zia? Sono i suoi strumenti per rincontrare il suo amore nella terra di mezzo. Ogni persona che nasce nel cielo non viene perduta. Vive in una terra tra il cielo e la terra finché noi non la dimentichiamo. Quella terra è raggiungibile attraverso le opere buone, attraverso le cose belle che facciamo. Ecco, per me fare una cosa bella è ospitare in taxi gratuitamente un bambino o un ammalato che sta cercando di andare all'ospedale o anche a fare un giro o anche a mangiare un gelato. E taxi home cos'è? Un modo per fare la pipì, per mangiare e per andare oltre insieme a taxi. Taxi e taxi home, possiamo fare dei viaggi, possiamo andare a Compostela. Possiamo fare un pellegrinaggio verso il cielo, cioè, puoi scegliere tu come vivere la tua vita, può essere in conflitto con chi incontri o semplicemente in accoglienza di chi incontri ogni volta che fai un pezzettino di strada. Il pellegrino sa che sta andando verso una meta, noi andiamo verso quella terra di mezzo che diventa sempre più favolosa e interessante. Andiamo e veniamo da quella terra con un mantello magico, con i nostri strumenti. I ragazzi che si ammalano di cancro, la zia li chiama supereroi. Perché? Perché utilizzano i loro poteri per aiutare l'altro, per vivere senza troppo dramma, quello che è un dramma, che perderanno i capelli alle volte, che vivono su seggiolina a rotelle, ma sono strumenti per entrare nel cuore di chi su una seggiolina c'è già o c'è passato. Allora diventano mezzi per arrivare verso il cuore dell'altro. Il mio amore dal cielo mi aiuta per arrivare a conoscere altre esperienze dolorose e difficili e mi ha messo in cammino verso tante relazioni importanti con chi in quella terra c'era già stato costretto a camminare prima. Zia Caterina, tu mi raccontavi che la tua vita è completamente stata stravolta dopo la morte del tuo compagno e hai deciso di affidarti 24 ore su 24 a chi effettivamente soffre. C'è stata un'ostilità iniziale da parte di tanta gente, adesso invece ti aprono le porte. Beh sì, vestirsi in maniera strana e comportarsi in maniera nuova non è sempre la risposta più facile al dolore, alla sofferenza, all'aspettativa disattesa. All'inizio c'è la rabbia quasi in tutti e quindi questa risposta così inusuale poteva essere presa come follia, non certo come elaborazione di un lutto o di una sofferenza. Per me l'elaborazione della sofferenza è cercare una soluzione. Non è possibile vivere come prima, dobbiamo trovare una soluzione nuova, insieme con chi l'ha trovata prima di te. Con chi vuole cercarla con te, con chi non vuole arrendersi. Ti tagliano una gamba, bene, si trova il modo per saltare e per trovare energia nuova, dall'amore, dall'accoglienza, anche di quella aspettativa disattesa di malattia. Siamo vivi sulla terra per restituire questo prestito che è la vita. Non è un dono, la vita è un prestito. Ci dai le coordinate dove poterti seguire? Milano 25, lo trovate, è un taxi a Firenze. E Milano e poi è questo qui. Sì, è questo che qui. Funziona. Se tu chiami il 4242 perché vuoi un taxi, alle volte potrebbe arrivare il suo taxi volante. Sì, a Firenze. Poi incontri la zia e la zia la ami o la odi. Se la ami, lei ti accoglie nella sua vita, nella sua casa, insieme ai bambini. Sono qui a Bitonto perché una mamma speciale, Maria Antonietta, mi ha accolto nella sua vita durante la malattia del figlio. Era al Meyer di Firenze a cercare di guarirlo, ma ha guarito lei noi con la sua accoglienza bitontina straordinaria. Perché? Perché la Puglia è inarrestabile. Quando arrivava Maria Antonietta arrivava la differenza. Ti arrivava con i tarallucci anche quando un bambino, il suo, aveva fatto la chemio. E questo ti stravolgeva perché non vedi come si possa rispondere con la generosità al momento in cui ti senti un po' spaventato. Lei andava dalle altre mamme, dalle mamme che io già incontravo, con un pacco di tarallucci. Ed è il modo migliore alle volte, non ci sono parole. Un dono di sé, un dono della propria terra. Ecco, a volte i bambini ci insegnano che semplicemente prendendosi per mano, senza parole, dandoci un abbraccio,
possiamo cercare di risolvere un problema più grande di noi, stando insieme. Oggi essere qui a scuola, alla scuola di Bitonto, dove Gianvito è tornato, guarito, è festeggiare insieme la rivincita sul dolore, sulla paura, e vivere insieme quella compassione. La scuola e tutta la città ha vissuto il loro dolore e oggi è festa per tutti. Grazie per quello che fai, zia Caterina, e buon viaggio intorno al mondo. Di persone come te ne servirebbero a palate per far sorridere i tuoi supereroi. Ti vogliamo bene.